Kebab immangiabile. No, ci sono persone con le mazze. Vecchio! Benvenuti ragazzi in questo nuovo vloggazzo. Prima di iniziare col video però volevamo dirvi che a gennaio continueranno i nostri firmacopie del libro, quindi qua da qualche parte ci sono le date. Se volete ulteriori informazioni seguiteci su Instagram. Detto questo, direi di cominciare con il video. Dobbiamo raccogliere delle foglie, signore. Perché io non so voglia, basta. No, dobbiamo raccogliere le foglie per un TikTok. Intanto le raccogliete. Sì, effettivamente. Non so voglia. Servizio di giardinaggio. Madonna santa, ma io non avevo notato ci fossero tutte ste foglie. Cioè è quasi un peccato rovinare questo prato pittoresco. Anzi, poi dopo, secondo me noi pigliamo anche queste foglie e volendo possiamo rubare anche quelle là fuori. No, secondo me dobbiamo lasciarlo così. Basta. Cioè è troppo bello. Non te la scampi, amico. Vai, cominciamo. C'è un test. Proviamo a vedere. Wow, che figo! Tutta sta roba qua comunque la dobbiamo fare perché dobbiamo fare un video TikTok in cui praticamente ci servono tutte le foglie raccolte in un unico posto, cioè ci serve un mucchio di foglie. Bene, adesso che abbiamo un bel mucchio di foglie per il TikTok, quello che bisogna fare è che tu, David, c'entri dentro. Sotterrarsi proprio in mezzo alle foglie e dopo saltarti addosso. Io me ne immaginavo qua. Non ci credo! È appena successa la cosa che accade nei cartoni animati. Cioè, hai preso il rastrello in faccia. Ma è pazzesco! Pazzesco! Dai, mi metto qua così. Ma sembra una roba stracomoda in realtà. È umida e fredda. Vai! Prendi il mio libro! Sì, penso l'abbiate capito, questo è un TikTok per far sapere alla gente che è uscito il libro. Ragazzi, le nostre tecniche di marketing migliorano di giorno in giorno. Devo sparmi l'aria in bocca, ho un'idea. Ok. Oddio, che brutto! Mamma mia! Non ho più saliva! Oddio! Che freddo che è! Ciao Angela, vuoi provare la roba? Assurdo! Madonna! Oddio! Madonna! Oddio! Ma cos'è? Vecchio! Dai Nicola, anche te devi essere battezzato! Non prendere paura da questa cosa, dobbiamo fare un esperimento incredibile, ok? Però prima è fondamentale che tu ti idrati, ok? Devi avere la bocca ben idratata. Come la senti la bocca? Sei idratato? Sono idratato, cosa andiamo a fare? Stai fermo, ok? Cosa fai? No, fidati. Allora, apri la bocca. No, la bocca! Vedo che sei un po' tentennante, quindi idratati ancora, fidati che questo ti aiuterà a prendere coraggio. Devi mettere la bocca un po' aperta, però non troppo, ed essere rilassato, quindi così. Tipo. Ah, minchia, che rilassato, mamma mia. Cos'è? Quello è contento. Fa così, guarda, fa così. Ma che rilassato cosa? Dai! Rilassatissimo! Apri bene la bocca. Ora ti vedi. Eccolo! Senti che hai la bocca asciutta adesso? Ho bisogno di rap. Per quello che ti ho detto che devi essere ben idratato. Noi ragazzi ringraziamo i rap per averci aiutato in questa impresa incredibile. Mi raccomando, vi lasciamo un link sotto in descrizione. Ho anche un codice QR qua in sovraimpressione se volete andare a scoprire i rap. E sappiate che se utilizzerete il codice che vi mettiamo qua avrete pure uno sconto incredibile. Quindi ragazzi, mi raccomando, andate a vedere sotto in descrizione. Secondo me non li hai convinti abbastanza. Convincili te. Tu devi dire link in descrizione, però con un twist. Cosa vuol dire con un twist? Link in descrizione! È arrivato il momento di raccontarvi di uno scherzo estremamente stupido che abbiamo fatto Nicola ormai qualche tempo fa. Quindi parola al David del passato. Sicuramente avrete sentito parlare del film Oppenheimer. Ecco, con Nicola siamo andati a vedere questo film che parla di un fisico che insieme a un team segreto di altri fisici hanno creato la bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. È un bel film, però unisce la politica, la filosofia, la storia, la fisica quantistica, fisica nucleare e soprattutto dura ben 3 ore. Questo vuol dire che quando siamo usciti dal cinema avevamo il cervello completamente spappolato, anche perché a volte a caso c'erano esplosioni di bombe atomiche. Zio, ma i bassi mi hanno fatto tremare il culo a livelli fotonici. Questo per dire che per guardare il film ci è servita la massima concentrazione. Opinioni del film?
qualche giorno dopo aver visto il film ci siamo ritrovati a Londra per registrare qualche video e, come sempre ci capita durante i viaggi, abbiamo dormito ben poco. Ma domanda Nicola, tu in 48 ore quante ore hai dormito? Allora, tecnicamente 2 ore e un quarto. Ora, il nostro prank consisteva nel prendere Nicola in queste condizioni di stanchezza e portarlo nuovamente a vedere Oppenheimer. Questa volta però in inglese. E soprattutto alle 9 del mattino. E sapevamo che avrebbe apprezzato il gesto. Immaginati guardarlo la mattina appena sveglio con le esplosioni. Per portare Nicola a sua insaputa all'interno del cinema gli abbiamo detto la sera prima che saremmo andati in un museo delle illusioni. Museo delle illusioni. Perché sarà la cosa più divertente del mondo, fidati. Carico. Siete pronti a delle illusioni? Io sono pronto a farmi illudere. Povero allocco. Sono le 8:30 del mattino e non c'è cosa migliore se non andare in un museo delle illusioni a farsi illudere. Ci hanno fatto venire 2 ore prima perché dura tipo 2-3 ore il tutto. Non sono pronto per 3 ore di illusioni. Cosa ti aspetti da un museo delle illusioni, te? Io mi aspetto di essere stupefatto, ragazzi. Voglio vedere qualcosa che non ho mai visto. Una cosa di cui non avrei proprio voglia sarebbe tipo andarmi a vedere 3 ore di Oppenheimer. E la nostra incredibile tecnica per entrare al cinema senza farci scoprire era quella di far finta di esserci persi. Ma dove dobbiamo andare? Mi sono perso. Ci stai facendo perdere nella città più grande d'Europa. Dove sono queste illusioni? Magari siamo già dentro un'illusione. L'illusione è che il museo non esiste. Ti immagino. Ma dove cazzo siamo finiti? Ma cosa stai facendo? Guarda qua. No, no, chiediamo. Perché mi dice qua. Cos'è sto posto? Ah, ragazzi, se questa è l'illusione, sono stati davvero bravi a nascondere il museo. C'è scritto alle 9 del mattino, qua, 9 del mattino, proiezione di Oppenheimer, è giusto? Ma dai! No, cosa stiamo facendo? Andiamo a fare un appuntamento, stiamo cazzeggiando qui a fare. Non ha capito, non ha capito. No. Perché adesso noi ci guardiamo Oppenheimer. Cosa? No, no, perché questo è il museo delle illusioni. È no, tutto no. Un'illusione. Sei ora, ora tutti i cookie 3 ore di Oppenheimer. No! Hai preso i biglietti, davvero? Sì. Porca! Dai, vecchio! 3 ore di film sulla seconda guerra mondiale, la fisica, alle 9 del mattino. Cioè, no. Ti ricordi quando siamo andati che io continuavo a chiederti cosa ti immagini guardare Oppenheimer alle 9 del mattino? È vero, è vero. Sono le 9 del mattino. Ma quindi non c'era nessun museo dell'illusione? No, è questo il museo dell'illusione. Per sì. Fare tutto questo teatrino qua. Sì. Questa è la faccia prima di 3 ore di proiezione. Una volta entrati all'interno della sala, nonostante Nicola la volta prima avesse detto questa cosa qui, alla fine nessuno ha dormito, le esplosioni erano troppo potenti. Non era possibile fisicamente dormire. Nel giro di 20 minuti è riuscito ad addormentarsi completamente e non l'ha svegliato nemmeno una bomba atomica. Ed eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi. Devo dire che la risoluzione figata. Anch'io, hai dormito tutto il tempo. Cioè, infatti, cosa stai dicendo? Hai dormito per metà film. 17 video. Bene, andiamo al museo delle illusioni. No, comunque ci dobbiamo andare sul serio al museo delle illusioni, eh? Davvero? Basta! Adesso finalmente è arrivato il momento di andare sul serio al museo. La cosa particolare è che ci fanno entrare prima che apra, quindi tipo saremo gli unici in tutto il museo. Vediamo. Questa è l'entrata. Sembra molto simile a quello di New York. Adesso è entrata così. Però in teoria, una volta che entriamo in questa stanza, dovrebbero scomparire i colori. Davvero? Sì. Vabbè, tu sei daltonico, quindi non... No, è vero! Guardami, sono in bianco e nero. No, Nicola è bianco e nero. È bianco e nero, Nicola. Tu sei bianco e nero. È vero! C'è tutto grigiastro. Ti giuro, guardare Nicola mi fa venire il volto stomaco. Cos'è questa illusione? Trip mentale sta roba, ragazzi. È tipo infinito, illimitato. Ah, ma puoi metterci proprio la faccia dentro, eh. Perché com'è la vita là in fondo? Bello. Questo mi trippa il cervello. Come è fatta? Cioè, da qua sembra tutta storta. Guarda qua, non capisci le dimensioni. Questa è la stanza dei sound effect. Se tutto questo quadrato qua... Oddio, è vero? Vediamo questo.
questa roba. Aspetta, fammi sentire questo. Ciao, sono Paolo. No, quello non era da toccare, no, basta, basta. Questo cosa? Ah, è questo quello che tipo ti muove e diventi più grande? Oddio. Che figata! Hai osato prendere in giro noi bassi. Adesso vedi cosa ti succede. Hai capito? Se voglio io posso diventare gigante. Come ci si sente ad essere dall'altra parte, eh? Ragazzi, non è giusto questo bullismo. Ragazzi, non so cosa sia successo, ma Davide è impazzito. Pensa di essere una guida del posto. Ecco dove siete finiti. Vieni, vieni a vedere la incredibile illusione. Guarda, guarda, entra dentro, entra dentro. Ti piace questa illusione? Cosa ne pensi? Veramente magnifica. Bene, prossima illusione, eh? Vedi l'illusione? No. Come c***o così non vedere l'illusione? Illusione. Guarda, aiuto. Guarda questa illusione. Mi piace questa illusione. Bene, andiamo a vedere quest'ultima incredibile illusione. Vieni a vedere le mie illusioni, dove sei? Adesso visiteremo il Natural History Museum con dentro, in teoria, dei dinosauri. Vulcani e terremoti, interessante. A me i vulcani mi annoiano. Come i vulcani ti annoiano? Cos'è sta roba? Questa è una tuta con cui puoi andare fino a 1000 gradi. Che figata. Cioè, ci serve per i nostri video di cucina. Pazzesco, ragazzi, c'è un vero dinosauro. Oddio, ma sono fatti bene! Cioè, in realtà, i dinosauri erano enormi galline. Sì, ma molto più cattivi, sai, guarda che denti. No, no, guarda che le galline sono cattive solo perché sono piccoline, sennò ti mangerebbero vivo anche a te. Ma questo è un bel big bestia! Sembra tipo Hogwarts, sto posto. È vero, era bellissimo! Questa è una balena! Cioè, pensa che questo c'è ancora ai giorni nostri. Andiamo su di là. Guarda qua, la bestia più potente di tutte. No, la gallina! Te l'ho detto, pensa a queste bestie alte tipo 6 metri. Mica scherza sto gallo. Viva il gol! Viva il golf! Ma perché stancano così tanto i musei? Non capisco. Ma in realtà io non sono così tanto stanco, eh. Picchiano via l'energia vitale. Viva il golf! E che ho solo una cosa da dirti. Viva il golf! Nicola, guarda! Vecchio, sei distrutto! Guarda qua, questo è un incredibile attrezzo utilizzato per... Ti devi svegliare, la cultura non risveglia in te l'energia nel tuo cuore. Facevi tanto la guida al museo delle illusioni, adesso vieni a vedere la cultura. Vieni, la cultura. Guarda questo. Ti piace? No, come non ti piace? La vedi la fratellanza di queste scimmie, eh? Hai capito? Impara, idiota. Guarda questo, guarda come si diverte, guardalo, la faccia del divertimento, imitala. Stavo pensando a un'idea di video da fare, ok? E mi è venuta in mente. C'è pieno di video su YouTube, ok? Dove recensiscono tipo ristoranti super stellati, okay, esperienze bellissime. Perché invece noi non recensiamo le cose schifosissime? Ma perché? Scusa. C'è un sacco di roba in giro che hanno delle recensioni terribili. Perché, poverini? Perché ci sono i kebabari con una stella? Dobbiamo andare a vedere effettivamente se si meritano questa stella oppure fanno le cose fatte bene. Solo che magari c'è una cospirazione dietro. Ah, i poteri forti che vogliono buttargli giù il locale. Che grandi idee che ha questo ragazzo. Penso di aver trovato un primo candidato. Beccati, queste sono le principali recensioni. No, cioè, ma stiamo scherzando, vado retro, orrendo, non ci siamo mai più. Kebab immangiabile, no. Condimenti anche, l'igiene e pulizia pari a zero, incredibile. Beh, è incredibile, è incredibile, incredibile, ragazzi. Sai dove si trova? A Chioggia. A Chioggia. Per tornare a Chioggia. Ma perché finiamo sempre lì? Viva Chioggia! Viva Chioggia! Chioggia time! Eccoci qua, ragazzi, nella Laguna Veneta. Non a caso siamo vicinissimi al ristorante. Esatto. Ma guarda, c'è la gente in piedi. Ma è un tipo... Cos'è? Ah, è un signore, No, ma quello lì è il kebabaro che sta prendendo l'insalata. Allora, è in fondo a questa via qua. Ah, ci sono persone con le mazze. Dio, ci sono i bambini per terra qua. Che succede? Eccoci qua. Benvenuti a Chioggia. Beh, dai, mi sembra una bella zona. Non serve neanche la giacca. Sono i gabbiani qua. Sono i gabbiani sopra, quindi c'è anche una fauna ben sviluppata, che è sempre un'ottima cosa. Vecchio, ma senti che c***o di casino c'è. Sono gabbiani o gatti? Ma no, è un gabbiano secondo me. Però fa miau. Che gabbiano è che fa miau? È lui. Era un gabbiano sul serio. Sì. In questo paese i gabbiani fanno miau. Non so che dire. No, ma si sta da Dio senza giacca, eh. Stiamo morendo di freddo. Abbiamo fatto 2 metri fuori dalla macchina. Dio, ce ne siamo subito pentiti. Che freddo. C'è gente. Sì, sì. Ma ce lo sta mangiando fuori. Ma infatti, perché mangiano fuori? Perché mangeremo anche noi fuori. Che stupidi. Non abbiamo portato la giacca. Guarda il menù. Ok. Ah, ma dove si entra? Ah, ma non si entra qua. Ah. Come vediamo, ragazzi, subito all'entrata c'è un ottimo ornamento. Ecco qua, una pianta chic. Ciao.
Ciao. Ah, qua c'è il menù? Perfetto, grazie. Ma com'è possibile che fuori c'è un menù e sembra che facciano un tot di cose? Entri qui dentro, c'è questo menù ed aumenta la roba, poi mi ha dato questo ed aumenta di nuovo la roba, è assurdo. Tu sai già cosa vuoi prendere o no? Fate anche pizza? Come pizza? Vuoi una margherita? Sì, io prendo una pizza margherita. Posso prendere anche un panino kebab? Aspettiamo fuori? Ok, grazie. Dai, ma sul tavolo c'è un caccolone, ok? E poi per terra ho pestato qualcosa, guarda cos'è, ed è un fazzoletto usato. Qua palesemente c'era uno pieno di caccole. Ma tu capisci i prezzi? Ah, non ho idea. Cioè, che prezzo è? Non ho idea. 000. Ho preso una bibita molto particolare che danno qua. Cos'è? Mi ha detto, vuoi Coca-Cola o vuoi questo? Beh, boh, io ho visto, ero lì, boh, particolare, prendo questo. Grazie. Grazie. Guarda qua, non sembra male. Beh, sembra buonissimo. Comunque, io ho ordinato una pizza margherita. È vero? Cioè, ma è vero. Ma hai preso la pizza margherita dal kebabaro, quindi per loro è questa margherita. Giusto, giusto. Tu non puoi andare via da qua senza aver mangiato del kebab. Testiamo il kebab. Oddio, i piccioni. Vecchio, no, ci stanno attaccando. Vecchio, no, perché si stanno moltiplicando. Vai via, piccione. Stanno circondando. Beh, ma... è possibile. Mettiamo questa come difesa, ragazzi. No, comunque, buono. Anche la combinazione pizza kebab. Buono. Guarda cosa. È lo stile quello lì. Guardalo, guardalo. Quello è un piccione rockstar. Quello lì è Elvis Presley, palesemente. Guardalo. Insomma, adesso gli do. No, sei pazzo. Andate via, andate via. Guarda lì, guarda lì, guarda che cosa. Non vedo niente. C'è una sedia di b***a in mezzo. Ci sono le sedie in mezzo. Non riesco a registrare il caso. Ragazzi, se non videocamera mi è fallito. Vecchio, sono 8. 8. Oh, Elvis, vai via, Elvis. Hai rotto il c***o. Secondo me la verità è che in questo posto devi prendere il cibo o da asporto o consegna a domicilio. Allora, cibo. Da cibo io gli do 4. No, dai. No, allora, parliamoci chiaro. Cioè, nel senso, 5 stelle lo dai a un ristorante Michelin super. Ok. Questo gli do 3,5. 3,5 al cibo? No, perché comunque è buono. Location. Dai, c'è la mosca sulla lente. Ci sono le caccole sui tavoli. Zio. Cioè, location, io do uno. Cioè, uno, quello uno. Cioè, ragazzi. Bene, ragazzi, speriamo che il video di oggi vi sia piaciuto. In tal caso, mi raccomando, iscrivetevi al canale. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!